Salve youtubers e benvenuti ad una nuova recensione. Prima di iniziarla, come al solito, vorrei consigliarvi un canale. È il canale di Ore di Terrore, un ragazzo veramente molto molto bravo che recensisce film horror classici o poco conosciuti comunque. È veramente molto talentuoso, ha fatto poche recensioni, mi sembra 4 o 5, ma basta vederne anche solo una per vedere che effettivamente ne sa tantissimo. Quindi se vi piace iscrivetevi e ditegli che vi ho mandato io. Detto questo, iniziamo e la recensione di oggi è su un film. Questo film me l'avete consigliato in 48 miliardi e 937 milioni. Ma solo uno è riuscito a trovarlo per farmelo guardare. Victor Laszlo 88, non ti ho mai odiato così tanto in vita mia. Il film in questione è Metal Man. È un film del 2008. È diretto da Ron Karkoska, che sicuramente vi ricorderete per film tipo. No, Metal Man è il primo film che ha diretto. Ed il film è stupido, 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 stupido. Vedere per credere. Numero 5. La trama. Questa me la sbrigola veloce anche perché non c'è molto da dire. La trama è: un professore progetta una tuta ipertecnologica. Il cattivone di turno la vuole rubare per, credo, conquistare il mondo. Allora il professore prende uno dei suoi studenti migliori e gliela fa indossare per non farla rubare al cattivone di turno. Come vedete si discosta abbastanza dal film di Iron Man. Soprattutto per la tuta. Sembra uno di quei costumi dei Power Ranger di carnevale per i bambini. Ma il bello deve ancora venire. Numero 4. L'azione. Beh, non mettiamo però subito le mani avanti, eh. Ci sono certi film squallidi che, per quanto la regia sia putrida e la recitazione sia ai livelli di un risotto alle erbette, devo dire che alcune volte le scene d'azione sono abbastanza decenti. E in questo film abbiamo una tuta che, per quanto faccia schifo da vedere, è super tecnologica. Fateci vedere qualche sparatoria. Oh bene, quindi indossando la tuta il protagonista impara le arti marziali. Non importa, vediamo altro. Ok, altre arti marziali. Dai, fateci vedere qualche sparatoria. Ok. Ok. Ma ho capito, sa fare le arti marziali, basta. Fagli fare qualcos'altro, è una tuta super tecnologica. Saprà fare qualcosa, saprà sparare qualcosa. Io mi aspettavo degli effetti speciali brutti, di sparatorie, missili, volo, qualcosa. No, no, in tutto il film, in un'ora e mezza di film, non spara quasi neanche un colpo. Tutti i combattimenti che ci sono dall'inizio alla fine di questo dannato film sono tutti di arti marziali. Ma mi spieghi che cazzo servono le scene di arti marziali o comunque a mani nude quando uno indossa una tuta di metallo? Così trasformi veramente questo film in un'enorme puntata dei Power Ranger. Ma il problema sta alla base. Numero 3. La tuta. Quali sono, secondo voi, i poteri che potrebbe avere un'armatura ipertecnologica? Io avrei detto, spara dai polsi, dal petto, che ne so, tipo mech giapponese o laser dagli occhi, missili ovunque, lancia i coltelli o gli escono delle lame. No! Le abilità che il professore ha messo in questa armatura sono, a dir poco, casuali. È come se tu creassi un personaggio di un gioco di ruolo e ci mettessi i poteri, un po' del fuoco, un po' del ghiaccio, un po' di teletrasporto, un po' di meditazione, un po' di soldato, un po' di. A caso, fai un miscuglio generale, prendendo però i più inutili. Per esempio, l'armatura ha l'abilità di far cambiare faccia a chi la indossa. Cioè, può essere utile, ma perché farci un'intera armatura quando poi cambi soltanto faccia? E quante volte la usa questa abilità il protagonista? Una volta sola. Poi c'è l'abilità di curare. Passando con la mano sopra una ferita, la ferita scompare totalmente. Non è che si cicatrizza, no, scompare totalmente come se non fosse mai esistita. Di nuovo, ok, ma è casuale. Cioè, il fatto che si curi, il fatto che si trasforma di faccia, è casuale. E quante volte la userà l'abilità il protagonista nel film? Una volta sola. Poi ha l'abilità di farti diventare invisibile. Ok, quante volte la userà il protagonista questa grande abilità? Una volta sola. Il film potrebbe finire in 5 secondi. Lui diventa invisibile, entra nella stanza del cattivo, gli taglia la testa e se ne va via. No! Non è abbastanza furbo il protagonista, o gli scrittori del film non sono abbastanza furbi.
quindi è inconsistente da far schifo. Poi ha l'abilità di generare uno scudo antiproiettile. Vabbè, ma qualche abilità d'attacco ce l'ha o serve solo per difesa? Cosa la vuole rubare a fare il nemico se si difende poi solo con questa cavolo di armatura? In realtà qualcosa lancia, infatti alla fine del film, dopo un'ora e mezza di tortura, spara un dannatissimo missile. Uno solo. E indovinate come l'hanno reso? Di merda. Stupido, tutto stupido, e perché le abilità sono prese completamente a caso. Lui sa le arti marziali solo perché mette la tuta, può diventare invisibile, può generare uno scudo, che usa, può curare con le mani, cioè, può fare le cose di Gesù, ma non può attaccare e sparare proiettili. Però non ha neanche un'abilità di movimento. Cioè, non c'è un'abilità che lo fa correre più veloce, far uscire pattini da sotto le rotelle, tipo l'ispettore Gadget, o un elicottero dalla testa, o volare, per esempio, visto che sembra una parodia di Iron Man. Iron Man volava, perché non lo fai volare? Noi dobbiamo assistere a scene patetiche come questa. Lui che guida con l'armatura! Victor Laszlo, fatti i cazzi tuoi la prossima volta. Numero 2. Il finale. Il finale del film vede il cattivone che mette una maschera addosso alla protagonista e lei diventa in qualche modo anche lei, tipo, forte perché ha solo la maschera in testa, perché è fatta con nanoparticelle che vanno dentro la tua testa. L'hanno spiegato malissimo, quindi non ve lo so ripetere. E in più crea un altro nemico fatto con l'armatura. E quindi c'è lo scontro tra il protagonista e il robot, il cyborg del nemico, scontro finale. Una schifezza inimmaginabile, ma io lo sapevo già. Il protagonista sconfigge il robot e lui con l'armatura, la ragazza solo col casco dell'armatura, vissero felici e contenti. Finisce il film, partono i titoli di coda e si vede un quadratino dove ci sono delle immagini di repertorio, credo, dove si vede l'armatura volare. Ma mi prendi per il culo? Cioè, nei titoli di coda fai volare l'armatura? Ma perché mi devi far innervosire così? Perché devi mettermi le immagini dove c'è effettivamente un'armatura figa? Alla fine del film, nei crediti finali, cosa mi rappresenta? Cosa vuoi dirmi? Che potevi farlo ma non l'hai fatto perché non ci avevi voglia? Dimmelo, dimmelo! E poi dopo i titoli di coda c'è un altro finale, cioè c'è il finale dove batte il coso, poi ci sono i titoli di coda con la stronzata dell'armatura che vola, e poi un altro finale, non è diverso, è tipo il continuo, si vede tipo 2, 3, 10 anni dopo, non mi ricordo. Perché mi ha dato così incasinato, così stupido, è stupido? Perché devi infierire sul cervello dello spettatore che è già spappolato dopo la visione dell'intero film e vai a finirlo così, così incasinato? Non lo so, è proprio stupida, stupida e senza senso questa cosa qui. Numero 1. La logica del professore. Tutti i problemi che ho descritto fino adesso non fanno parte degli effetti speciali, degli attori, della recitazione. No, sono soltanto gli scrittori. Gli scrittori che si immaginano al potere di curare, al potere di creare uno scudo, però lo usa solo una volta. È colpa degli scrittori. Io voglio raccontarvi e riassumervi i primi 10 minuti di film. Il protagonista studia biologia e grazie a questo inizia a creare un videogame. Perché? Boh, non si sa. Voi non adorate nei film quando fanno vedere qualcuno che sta videogiocando, ma tipo sta giocando a delle presentazioni e pigia i tasti così, clicca la tastiera a caso quando sullo schermo non c'è nulla? Io sì. Andando avanti, il ragazzo studia biologia e crea un videogame e grazie a questo il professore lo ingaggia per testare la tuta. Lo ingaggia perché lui ha progettato un videogame o perché studia biologia? Bisogna essere chiari. Tanto non hanno senso tutte e due le risposte, quindi. Il professore sa che sta per arrivare il nemico di turno che vuole rubare l'armatura, ma non lo dice al ragazzo. Però vuole nasconderla questa armatura, allora dice al ragazzo: facciamo un esperimento, ti chiudi in una cella frigorifera per testare alcune cose. Così, mentre il ragazzo è nella cella frigorifera, arriva il nemico, non trova l'armatura e se ne va. Il professore chiude il ragazzo nella cella frigorifera per fare il finto test a meno 40 gradi. Ma cosa fai? Ma quel ragazzo muore dentro. Vabbè che ha la tuta ed era per testarla, tra virgolette. Ma perché metterlo a meno 40 gradi? Infatti poi quando si riapre la porta, lui è riverso per terra mezzo congelato. Ma scusate, ma non poteva mettere soltanto l'armatura dentro la cella frigorifera senza chiamare il ragazzo per indossarla e farlo andare dentro? Metteva i pezzi, chiudeva la cella frigorifera, arrivava il nemico, non la trovava e se ne andava via. Perché usare il ragazzo? Soprattutto se
Una volta indossata l'armatura non si può più togliere! Professore, ma che cazzo fai? Hai bloccato una persona dentro un'armatura per sempre soltanto per nasconderla dai nemici! Ma poi perché non si può togliere? Tra i poteri che non vi ho detto prima dell'armatura perché non volevo dirveli, l'armatura ha la capacità di diventare, cioè di far diventare invisibile l'armatura. Cioè ti fa vedere la persona, ma l'armatura diventa invisibile. Ma diventa invisibile, non è che scompare. Cioè tu costruisci un'armatura che ha la tecnologia di diventare invisibile, di farti diventare invisibile, di farti cambiare faccia, di curare il mondo, di sparare missili, ma non riesci a costruire un congegno che te la faccia togliere. Perché? Perché questa tortura psicologica? Perché? Io lo so che usiamo soltanto il 2% del nostro cervello, ma cazzo, usalo decentemente quel 2%! Io, come se non bastasse, poi io vado a cercare su internet e trovo roba, che potrei parlare di questa recensione per 20 ore. Andiamo a vedere tutta la gente che ha lavorato su questo film, tra virgolette, andiamo a vedere sotto la voce effetti speciali, e già mi stupisce che ci sia una voce chiamata effetti speciali, e si può vedere che sono 3 le persone che hanno lavorato sugli effetti speciali. 3! Ma su cosa hanno lavorato queste 3 persone? Perché probabilmente durante l'arco di tempo in cui è stato fatto il film, la gente si suicidava. Prendevano uno degli effetti speciali, si sparava in bocca a metà film, ne prendevano un altro, si sparava in bocca alla fine del film, allora ne prendevano un terzo per dire abbiamo 3 cosi degli effetti speciali. Questo film è stupido. Stupido. Stupido, non ha senso, è inconsistente, è tutto sbagliato. Già. E a sto punto è meglio So Bad It's So Good, almeno ti fai 2 risate. Ah, e se ve lo state chiedendo, sì, vendono questo film. Non è una roba amatoriale tenuta in una videocassetta del 1980. Lo vendono, perché sono andato a leggere in giro e c'è molta gente che si lamenta proprio di questo, che vendano questi film allo stesso prezzo dei film normali, diciamo normali, perché questi sono quei film speciali. Vado a vomitare, torno subito.